Questa è la spiegazione del trucco della fuga degli elastici, un gioco che è stato reso famoso da David Copperfield. Il trucco è semplice ed è questo: si mette un elastico tra pollice e indice della mano sinistra, si va all'interno in questo modo con la mano destra e si tiene un elastico tra pollice e indice con la mano destra. Fai vedere che in ogni caso la fuga è impossibile, ma nel fare questo movimento vai con il medio sopra l'indice, blocchi l'elastico e passi l'indice nella parte inferiore. A questo punto lascio la presa con il medio e ho l'elastico fuori. Quindi vediamo il movimento, questo è il movimento base del gioco. In questo modo vado dentro, prendo l'elastico e li avvicino, faccio vedere che si sono liberati. Ora, quest'altro passaggio invece per poter rientrare di nuovo dentro si fa così. Con il medio vado all'interno e scambio dito, quindi devo avere l'elastico non troppo stretto perché è un movimento che è abbastanza complicato. Mentre mi muovo, cambio dito, vado dentro, con l'indice vado nella parte inferiore, prendo l'elastico e tiro fuori. E a questo punto sembra che da fuori sono in effetti riuscito a ritornare all'interno. Rivediamo di nuovo questo passaggio. Allora, vediamo da capo, era all'interno. 1, 2, con il medio blocco, vado sotto, prendo e lascio tutto sull'indice, a questo punto sono fuori. Cambio dito, mentre sono in movimento cambio dito, vado dentro e lo riprendo. Quindi dall'indice passo al medio, quando sono piegato in questo modo con l'indice passo qua sotto, quindi prendo e lascio la presa del medio e quindi mi ritroverò di nuovo all'interno. Quando sono all'interno a questo punto posso rifare il gioco e dare la sensazione di tirare così, quindi come se fosse uscito. In realtà ecco quello che succede. Tiro, faccio il movimento che si fa anche prima, però non lascio la presa e poi lascio la presa e abbiamo l'elastico su pollice indice. Rivediamo ancora, metto dentro, faccio vedere che si muove, faccio la mossa, quindi sopra il medio, vado sotto. E però il medio rimane così a tenere, eccolo qua, questo dito rimane per un attimo a tenere, quindi io tiro per un attimo, si vede l'elastico fuoriuscire, poi lascio e quindi si vede uscire l'elastico in un modo ancora una volta differente. Questa è la spiegazione del gioco degli elastici intrecciati.